promesso di non seccarti più, ma non ci riesco. Senti, volevo dirti questo, mi dispiace. Mi dispiace davvero, ho sbagliato tutto, ho fatto un sacco di cazzate. Solo a metà del 2012 più di 80 donne sono state uccise in Italia dai loro compagni, 137 nel 2011, con una media di una ogni 3 giorni. La violenza, troppo silenziosa contro le donne, porta con sé numeri spaventosamente allarmanti. L'ultima volta, il cortometraggio scritto e diretto da Simeone Latini, ispirato proprio a questa tematica, rompe il silenzio e il vuoto che spesso si crea intorno a questo dramma. Un tema attuale che faceva sentire l'urgenza di occuparsene. Allora abbiamo deciso di scrivere e realizzare questo corto con amici attori e con Luca Sgualdini, che si è occupato tecnicamente della cosa. Devo dirti che i numeri sono impressionanti, fa abbastanza paura sentirli, perché una donna su 3 in Sardegna subisce o ha subito violenza fisica o sessuale, quindi maltrattamenti oppure violenze sessuali, e in più il 93% non ha denunciato, quindi immagina i numeri come diventerebbero se ci fossero tutto questo dispiegamento. E la Sardegna è abbastanza all'avanguardia perché ha fatto una legge che si occupa di questo nel 2007, poi puntualizzata nel 2011, però non è abbastanza. Quello che cerca di fare il corto, e che spero che sia insomma il suo risultato, è una piccolissima goccia, però se già la cultura si occupasse di questo, insinuando nelle persone l'urgenza e l'allarme quotidiano di questo fenomeno, sarebbe importante, anche perché è un problema culturale sostanzialmente. Non si considera, la maggior parte degli stalking vengono considerati come leciti dalle famiglie e dal marito, l'ex marito o l'ex fidanzato che sta attuando lo stalking, come se fosse lecito che un marito o un ex marito possa comportarsi in un certo modo nei confronti della sua donna, che magari si è ricreata una lecita vita successiva al matrimonio che è finito. Toccante e capace di emozionare, il film, magistralmente musicato dal maestro Romeo Scaccia, è la risultante della professionalità e della sensibilità del suo regista e di tutto il cast, che insieme agli attori protagonisti Nunzio Caponio e Maria Chiara Esposito hanno lavorato senza alcun finanziamento. Il corto sarà proiettato sabato 20 ottobre alle 23 al Tango Loft in via della Tecnica a Cagliari. Ti prego, vediamoci.